Sei sorelle, trama puntate, dal 15 al 19 agosto 2022. Rodolfo vuole riconquistare Blanca. Sei sorelle continua ad appassionare i telespettatori durante il periodo estivo, e così sarà anche nel corso delle prossime settimane. Dal 15 al 19 agosto 2022, al centro dell'attenzione continua ad essere il tradimento di Rodolfo, il quale però inizia a fare dei tentativi per riavvicinarsi a Blanca. Anche Dolores è dalla sua parte, mentre per Francisca si stanno avvicinando momenti di tensione e preoccupazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei sorelle. Dove eravamo rimasti? Blanca non riesce a capire perché i fratelli Loigorri siano arrivati a detestarsi fino a questo punto. Per questo motivo, cerca di mettere alle strette Cristobal, il quale si dimostra evidentemente agitato ed evasivo. Alla fine, Blanca pone delle domande a Francisca, che non riesce a fare a meno di essere onesta con la sorella, e racconta di aver visto Rodolfo in atteggiamenti intimi con Victoria. Rodolfo ammette il tradimento, facendo disperare Blanca, che non sa cosa scegliere. Nel frattempo Adela è delusa dal testamento dei suoceri, avvelenato e pieno di rancore. Diana decide di equiparare i salari degli uomini e quelli delle donne, con il consenso di Salvador, facendo però nascere una vera e propria guerra tra sessi nell'azienda. La situazione quindi è sempre più tesa. Lunedì, 15 agosto 2022. Le sorelle Silva scoprono che la stampa dei nuovi tessuti si sta dimostrando più complicata e movimentata del previsto. Nonostante questo, non desiderano fermare le nuove stampe, certe che questa nuova idea potrebbe risolvere i loro problemi economici e aiutarle. Carolina è consapevole che, se non riuscirà a rimanere incinta veramente in breve tempo, nessuno crederà più che è realmente in stato interessante. Per questo motivo cerca in tutti i modi, anche con metodi fantasiosi, di concepire un figlio insieme a German, che è stanco e sospettoso per l'atteggiamento della moglie. Rosalia nega a Blanca che sua madre e Don Riccardo avessero una relazione quando lei glielo chiede, ma allo stesso tempo resta scioccata dalle parole della Silva e ci pensa tutto il tempo. Poi Blanca incontra per caso Rodolfo, così Donna Dolores costringe i due a fingere di frequentarsi ancora, almeno in pubblico. Rodolfo pensa che sia l'occasione giusta per riavvicinarsi a Blanca, ma quest'ultima si sente esasperata e molto imbarazzata. Salvador escogita un piano per vendere i nuovi tessuti ed avvicinarsi a dei potenziali acquirenti. Diana apprezza l'iniziativa di Salvador, ma allo stesso tempo non concorda con la sua strategia commerciale. Martedì, 16 agosto 2022. Celia continua a scrivere romanzi e le sorelle vengono a conoscenza di essere le protagoniste delle sue storie. Alcune restano sorprese, mentre altre non sono affatto d'accordo con questa decisione da parte della Silva. Celia, però, non si lascia distrarre troppo dai commenti delle sorelle, anche perché ha una preoccupazione più grande di cui occuparsi. Si è resa conto della natura dei sentimenti che prova per Petra e non sa come affrontare la situazione. Infatti è consapevole di non poter rivelare a nessuno che prova amore vero verso di lei. Rodolfo è felice dopo aver avuto l'incontro per strada con Blanca e decide che è arrivato il momento di provare a riconquistarla. Quindi, chiede a Cristobal di aiutarlo a raggiungere questo suo obiettivo. Ovviamente il fratello appare piuttosto titubante e poco intenzionato ad aiutare Rodolfo in questo scopo. Adela e Merceditas preparano il loro viaggio a Venezia, e vari eventi inaspettati che si presentano durante l'organizzazione finiscono per rafforzare l'idea della Silva in merito ai sentimenti che pensa di provare per Mauro. Blanca è molto confusa e la situazione peggiora quando Don Riccardo inizia a raccontarle la vita sentimentale di sua madre. Mercoledì, 17 agosto 2022. Blanca nota delle similitudini tra la storia della madre ed il periodo che sta attraversando dal punto di vista sentimentale. La ragazza capisce di dover continuare a riflettere a fondo per prendere la decisione più appropriata. Don Riccardo sfida Don Luis a duello, sostenendo che abbia disonorato Francisca. Quando arriva il giorno, Francisca è disperata poiché non ha più nessuna notizia del suo maestro da diverse ore. Per questo motivo, si convince che qualcosa sia andata male e l'agitazione per lei aumenta. Celia lascia temporaneamente la fabbrica per entrare nel collegio dei professori. Davanti alle sorelle sostiene di farlo per allontanarsi dall'attività di famiglia ed inseguire il suo sogno, ma in realtà si tratta soltanto di una strategia per evitare Petra.
Quest'ultima, nel frattempo, non sospettando minimamente quello che Celia prova per lei, inizia a sentire la nostalgia dell'amica. Blanca trova a casa delle lettere della madre, che testimoniano qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale difficile e travagliata che le aveva raccontato Don Riccardo. Ancora una volta per Blanca non è complicato fare dei parallelismi tra ciò che era successo a sua madre e ciò che sta succedendo a lei con Rodolfo. Giovedì, 18 agosto 2022. Salvador vede delle possibilità di sottoscrivere un contratto con delle terme, che potrebbe dimostrarsi molto redditizio per la fabbrica. Però, è necessario andare di persona per capire meglio la situazione e portare a termine il contratto. L'affare però è troppo importante e così Salvador fa sapere alle Silva, che non può andare da solo a gestire una cosa di tale rilievo. Alla fine, sono Diana, Salvador e Rosalia per partire delle terme, ed una volta arrivati a destinazione incontrano immediatamente il direttore. Quest'ultimo, però, non sembra essere molto interessato ad ascoltare la proposta d'affari che le Silva devono avanzare. Più che altro, appare molto distratto e poco interessato ai guadagni. Adela chiede a Bernardo un parere legale sulla possibilità di sostenere economicamente l'attività di Mauro. Il legale le fa sapere che, non avendo nulla di valore a suo nome e non essendo riuscita ad ottenere niente, nemmeno dal testamento dei suoceri, non può ottenere in alcun modo un prestito per aiutare Mauro. Può soltanto affidarsi al buon cuore della banca e alla gentilezza. Don Luis riesce a risolvere il problema del duello e si scusa con Francisca per aver fatto una cosa del genere soltanto per difendere il suo onore. Venerdì, 19 agosto 2022. Francisca non intende accettare le scuse dello zio a scatola chiusa, ma al contrario è ancora particolarmente offesa, soprattutto per l'agitazione che ha provato per Don Luis. Così, mette delle condizioni ben precise prima di accettare le sue scuse. Cristobal dà un consiglio piuttosto drastico a Rodolfo sui metodi per riconquistare Blanca, e il fratello lo ascolta alla lettera. Blanca nutre molti dubbi sugli atteggiamenti del suo promesso sposo, ma decide di raggiungere un compromesso con lui per salvare la loro relazione ed evitare di mandare a monte il matrimonio. Carolina continua a mettere in pratica misure drastiche per restare incinta, ma senza nessun risultato. Rodolfo decide di concedere ad Adela il prestito per salvare l'attività di Mauro. La Silva è al settimo cielo e festeggia insieme a Mauro, brindando al futuro. La felicità di Adela si interrompe quando Blanca scopre che la sorella ha chiesto un prestito a Rodolfo, in un periodo così difficile per lei. Voi che cosa ne pensate? Credete che Blanca cederà al nuovo corteggiamento di Rodolfo, oppure non lo perdonerà per ciò che ha fatto? A voi i commenti. Anticipazioni 6 sorelle, ultima puntata. Julio uccide Marina. 6 sorelle proseguirà fino alla fine dell'estate su Rai 1, almeno secondo quanto prevedono i palinsesti attualmente. In Italia si è lontani dalla conclusione della soap, ma in Spagna è stata seguitissima all'ultima puntata che ha chiuso definitivamente le vicende delle Silva. Nel corso dell'ultima puntata, per Marina non c'è affatto un lieto fine ma, al contrario, è proprio lei a perdere la vita. Anche per Elisa non ci saranno grandi momenti di felicità. Anticipazioni 6 sorelle. Ultima puntata. Celia vuole scrivere il suo primo romanzo. Nel corso dell'ultima puntata di 6 sorelle, accadono molte cose importanti per le Silva e non solo. In particolar modo, le sorelle riescono, con l'aiuto di Salvador, a recuperare i vigneti che potrebbero dare davvero una svolta definitiva alla loro situazione economica. Salvador, affiancato da Diana, cerca come può di fare pressioni nei confronti dei nuovi proprietari, perché cedano i vigneti che erano sempre appartenuti alle Silva. Questi ultimi, però, non ne vogliono sapere e, dopo vari tentativi, una sola strada si dimostra percorribile. Infatti, Salvador prende la decisione di sfidare a carte il nuovo proprietario, e soltanto chi vincerà potrà avere le terre. Alla fine, la fortuna dimostra di essere dalla parte delle sorelle ed è Salvador a vincere la partita, ottenendo così i vigneti. Nel frattempo Celia si era allontanata dal resto delle Silva, pur rimanendo in buoni rapporti con loro, ed era andata a Barcellona. Durante la puntata finale, la giovane torna, dopo essersi lentamente ripresa dall'esito tragico che ha avuto la sua storia d'amore con Petra. Una volta rientrata dalle sue sorelle, Celia decide di prendere la sua vita in mano e fa sapere di aver già iniziato a scrivere il suo primo romanzo.
La ragazza viene accolta con entusiasmo dalle Silva che approvano la sua decisione, e Celia promette che farà il possibile per ritrovare la sua felicità. Anticipazioni 6 sorelle. Ultima puntata. Marina perde la vita. Purtroppo, in 6 sorelle, l'epilogo per Marina diventa davvero tragico. Candida, infatti, decide di pagare Julio perché tolga la vita alla sua acerrima nemica. Lui accetta, cogliendo l'occasione per vendicarsi di Marina come aspettava di fare da tempo. In cambio avrà anche protezione da parte di Candida. Così, Julio si presenta da Marina e le fa immediatamente capire quello che sta per succedere. Inaspettatamente, la donna sembrava preparata all'evento ed invita Julio a portare a termine il suo compito. Marina spiega che ormai la sua vita non ha più senso e perciò vuole finirla qui. Julio, così, le toglie la vita. Nel corso dell'ultima puntata viene dedicato ampio spazio anche alle vicende di Elisa. La più piccola delle sorelle è stata presso protagonista anche per via dei suoi modi di fare infantili e per i suoi irrealizzabili desideri. Alla fine della soap, però, Elisa è diventata una donna molto più concreta che vuole soltanto vivere in libertà il suo grande amore per Gonzalo. Quest'ultimo, però, le fa sapere che la loro relazione è impossibile e che di conseguenza non potranno mai stare insieme, anche perché lui non potrà offrirle una stabilità. Elisa, sconvolta da queste dichiarazioni, prova a togliersi la vita. Per fortuna le sorelle Silva non erano molto lontane e riescono a salvarla, facendo concludere la vicenda come un grande spavento. Elisa però non si rassegna e, nonostante non voglia più ripetere il suo gesto, vuole poter vivere l'amore che sogna con Gonzalo. Purtroppo invece per Adela non c'è alcun lieto fine, dato che la donna perde la vita molte puntate prima del finale. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questo finale e credete che continuerete a seguire nel tempo 6 sorelle o vi sta annoiando? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.